Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida. Oggi vi mostrerò come ottenere dannazione il lanciagranate pesante del tronomondo di Savathun. Dovete sapere che quest'arma vi sarà utile per una quest della lavagna che poi vi porterà a ottenere in un secondo step il falcione esotico. Per ottenere l'arma dannazione dovrete avviare l'attività sorgente difesa. Piccola informazione, dovete sapere che questa modalità cambia ogni giorno alle 18 del pomeriggio in difesa o attacco e ci sono due modalità attacco ed umanità difesa. Per capire qual è quella che vi serve dovete leggere la descrizione che ha e da lì capirete che cosa droppate a fine evento. Nel caso nostro, se volessimo avere dannazione, nella descrizione difesa ci dovrà essere scritto: impedisci a Vexul, frusta di luce, di prendere il controllo della sorgente. Quindi, ora ricapitolando, dovremmo avviare sorgente difesa, dopodiché atterreremo e per partire ci basterà semplicemente interagire con la piramide dopo aver preso la bandiera. Il primo step consisterà nel difendere la sorgente, quindi fare pulizia, uccidere i due abomini che ci spawneranno e una volta che la barra della difesa sarà completata dovremo avvicinarci verso la porta bloccata. Una volta che saremo alla porta, per avviare il secondo step dovremo interagire con la piramide e davanti a noi comparirà una piramide con delle piramidi piccole che dovremo distruggere per avanzare e farla scomparire. Questa meccanica si ripeterà per un paio di volte e una volta che arriveremo in fondo la piramide sospesa in aria farà tante piramidi piccole da distruggere. Dopodiché, per il terzo step, dovremo interagire con la piramide che troveremo al centro e questa ci farà comparire l'infame Vexul. E qui dovremo soltanto fargli danno, dopodiché lui farà lo scudo e andrà giù. Quindi noi lo inseguiremo e salteremo giù. Dopo che saremo atterrati, quello che dovremo fare per continuare con lo step che diventerà quello finale sarà sparare alle piccole piramidi che saranno intorno alla piramide sospesa in aria. Una volta fatto questo, lo scudo di Vexul scomparirà e potremo fargli danno. Finito il danno, Vexul riavrà lo scudo e per levarglielo ci basterà semplicemente avanzare e sparare alle piccole piramidi intorno alla piramide sospesa in aria che troveremo più avanti e questo lo dovremo ripetere per ben due volte. Una volta che avremo sconfitto Vexul, spawnerà la cassa e qui dovrà andarvi di fortuna, poiché il lanciagranate dannazione da affinare è un drop non comune, cioè non sempre garantito. Quindi dovrete ritentare altre volte fino a quando non lo droppate. Una volta che l'avrete droppato, dovremo equipaggiarlo per poterlo affinare. Dovete sapere che per poi poterlo creare alla forgia ve ne serviranno due da affinare. Quindi il metodo più veloce per affinare le armi in generale è completare eventi e partite. Quello che io vi consiglio è di continuare a fare sorgente difesa, così affinerete l'arma e in più avrete la possibilità di trovare un altro dannazione da affinare. Una volta che avremo affinato per ben due volte dannazione, avremo la possibilità di andare alla forgia e crearcelo per la quest della lavagna. Detto questo ragazzi, spero di esservi stato di aiuto. Nel caso in cui non abbiate capito qualcosa, scrivetelo nei commenti, io vi aiuterò. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, così vedrete altri contenuti che porterò a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!